Bella a tutti ragazzi, bentornati qui con God of War. Raga, abbiamo visto Dino che ha parlato con nostro figlio, poi tra l'altro abbiamo combattuto con Thor e è successo un cazzo di casino, però nostro figlio ha detto che ha scoperto un modo per battere Tyr, per battere Odino. Dove Perché andiamo? lui stava cercando Raccontami della Tyr. foresta selvaggia. Perché? Ti spiegherò quando arriveremo lì. E quindi ora lo Hai stiamo visto seguendo. Deromantro mentre eri fuori? Sì, ha detto che non gli importa più di Jotunheim, che i giganti possono tenersi i loro segreti. Lui ha trovato il modo di scongiurare il Ragnarok. Lo saprà che i giganti sono tutti morti. Mi preoccupa di più che non gli importi più nulla. Che avrai in mente? In effetti, mi ha portato per tutto il tempo. Ah, vedi qua, spada del Che è caos. successo qui? Siamo così vicini a casa. I banditi ora si scannano tra loro. Non sono le loro frecce, c'è qualcos'altro qui. Chi è Freya? Con quei frecce. Tiè, guarda questo. C'è niente? Eccone altri, morti da poco. Sono entrati tutti mentre il cerchio era rotto. Sì, oppure Odino ha spezzato l'incantesimo di protezione. Fighi grilletteri, eh. Il ponte è vicino. Oh, il ponte è crollato. Dovremmo raggiungere il tempio in un altro modo. Perché sei venuto fin qui da solo, ragazzo? I miei sogni mi hanno attirato qui. Sogni. Wow, quello è ancora vivo. No, guarda meglio. Ah, banditi di El. Chi è stato? Immagino sia troppo sperare che un loro nemico sia un nostro amico. Probabilmente sì. Ehi, potevi avvisare. Chi può aver appeso in questo modo i banditi? Vedi qualcosa laggiù? No, mi sono detto che andate qua, scusami, Tu mi vuoi portare di là, io di qua. Che vuol dire? Mi cerco una certa cadere. Che faccio? Mi lascio cadere? Tutto per un po' di pezzi d'argento. Vabbè, è la consapevolezza che possiamo scendere e salire. Andiamo più o meno. Ci sono morti, sì. Aspetta. Porca miseria, cos'è stato? Qualcosa di potente e pericoloso. Fa attenzione. Oh sì, faccio sempre attenzione. E che è stato? Ecco il tempio. Dobbiamo solo raggiungerlo. Ti sento lì a sinistra, quindi vado da qua. Qualsiasi cosa sia, è veloce. Ok. E questa è l'altra parte del ponte. Ok, perfetto. Vabbè. Serve la vita, no? No, qui a posto, scusate. Pezzi d'argento. Dietro di te! Occhio! È vero, non c'ho ancora nessuna abilità, pensavo che c'avevo. Qualche abilità con L1 R1. Vabbè, li lagnati, raga. Facile. Mi sono pentito di non aver messo difficoltà con lavoro qua. Quando è crollato questo ponte? Tempo fa. Sappiamo. Non sono stato io. Siamo sicuri? Tocca fidarsi, eh? Ricordi quando ho detto che qualcuno può aiutarci ad avere risposte sui giganti e Loki? Parli di Tyr, il dio della guerra di queste terre. Lui è morto.
Beh, per essere un morto, Odino ce l'ha messa tutta per non farlo trovare. Sapeva che Tyr poteva unire i regni contro di lui. Inoltre, Tyr era il principale alleato dei giganti, quindi... Basta! Atreus, ci sta, che tu vuoi sapere, però... Però che cazzo... Ti vai a passare, vai a finire qua e vai a finire. Ti piace proprio. Fa fame. Che cazzo è successo? Tornano in fretta dal regno dei A destra, fratello! Ma troppo in fretta! Padre, dietro di te! No, preferisco le spade del caos, sai? Albero abilità disponibile, alleluia, 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 Leviatano. Abbiamo uno del triangolo, che questo ce l'abbiamo. Ok, avanziamo. L'altra volta quel pilastro non c'era. Come dicevo, Tyr era un alleato dei giganti. Per cui se lo troviamo starà dalla nostra. E se c'è qualcuno che sa chi dovrei essere, è lui. Se è là fuori, dobbiamo trovarlo. Non possiamo non farlo. Un po' troppi sì, Atreus. Esatto. Che cosa sai? Lo vedrai. Sì, sa qualcosa, lui sa qualcosa. Ma come faccio a zoppare? Ah, ok. Ok, quindi ora si può scendere da qui. Ma come ci siamo arrivati non possiamo scendere. Vabbè. Che devo cedere? Veniamo da lì. Ma questa forse è un'altra cosa. Non so cosa abbia trovato Atreus, ma dice che ha delle prove. Siamo venuti sì, a sto punto. Quanti morti. Meglio proseguire. Ecco. Prima di per caricare il fuoco. Troppo tardi. Padre, usa le lame. Bruciali. Padre, dietro di te! Oh, ma che è davvero quasi perso la vita? Mi sta a morire, gà! Dietro di te! Occhio! Fratello, alzati, fratello! Quanti morti. Meglio proseguire. Troppo tardi. Padre, usa le lame! Bruciali! A destra, in arrivo! Oh.
A destra, in arrivo! Che brutto colpo, stai bene, fratello? Fatto! Fuoco in arrivo! Ah, la parata, che strozzata! Ma che bordio! Che freddo, stai bene? Ok, ah, buff, ok, vediamo se un po' di vita. Ottimo. C'è qualcos'altro da prendere qua? Credo di no. Credo di no, andare. Vediamo che cazzo c'è da farci vedere, Atreus. Adoro come il Fimbul Winter abbia esaurito tutta la magia da noi acquisita. Ma continui a generare nuovi orrori. Che tempismo! Fighissima, ragazza, cosa la lama sulla stata. Devastante. Qua non legge più? Ma leggo io ora? Uccidere uomo inverno. Sì, l'hai capito. Chissà di chi parla. Ah, vedi. E bravo Kratos. Uccidere uomo inverno. Che sto livello 3, porca puttana. Proviamo così. Ottimo. Ottimo. Calmati, Kratos. Bene così. Saliamo. Ci sono. Ah, ok, sul ghiaccio. È diventato piuttosto bravo. Non salta più come sulla schiena. È bravo, Atreus. Ah, giustamente. Un'altra scena macabra. Nista! Ma è devastante! Ma lo devo fare? No, aspetta. Massacri, ma questi sono troppi per una sola mattina. Ma se non c'era Mimir, vabbè, era ovvio che c'era Mimir. Se no era una gran perdita. Ottimo, avanziamo ancora. Oh, no, fratello! Padre! Ma che cazzo è? Ah, è quella che avevamo visto. Da uscire, ma che sei? La cacciatrice. Una guzzina! Attento, fratello! Forse abbiamo trovato la predatrice! Interesse! Interesse! Io ho dato fuoco! Tuo scudo è andato, continua a muovere i piedi, ok? Come il mio scudo è andato? Ma che cazzo stai di? Le corna brillano, saranno punti deboli! L'ordine a chi devo! Colpa essa! Tutti a te!
Alla tua destra! No! Sono un cretino, avevo la vita a fianco. Io volevo tirare. Era scordato che potevo tenere premuto dopo per congelare. Aguzzina! Attento, fratello! Forse abbiamo trovato la predatrice! Ah, di già? Il tuo scudo è andato, continua a muovere i piedi, ok? Ma vaffanculo, va. Vabbè, porco Dio. Vai a fuoco, Kratos. Passerà. Hai rotto i coglioni. Affanculo, va. Abbastanza. Il Fimbulwinter, Freya, i banditi, Thor e Odino. E ora le aguzzine che cacciano nelle nostre. Esatto. Basta. Ah, abbiamo trovato un attacco unico, veramente. E ci abbiamo la morsa dell'inverno. E va bene così. Con come si fa? Ah, R1. Qualche runa per la lama del caos? No. Cioè, mi ha rotto lo scudo! Mi ha rotto lo scudo! Io penso che era solo per quel... Ho sbagliato. Ma io pensavo che era solo per questo incontro. Ma lì mortacci. Io devo salire qui, no? Padre. Infatti. Lo scudo che ti ha dato la mamma. Thor l'ha rovinato. Ma ora... Ah, Thor. Forse i nani potrebbero darci un'occhiata. Forse. È vero. Dopo. È vero, vediamo che c'è da farci vedere. Anzi, possiamo entrare da qui. Atreus. Che sono curioso se è fattibile. Perché siamo sconfiggere qui, Odino. Allora, vi ricordate quegli altari che raccontavano sì. Le storie dei giganti? Quelli dove a sinistra veniva raffigurata la loro origine, mentre a destra era rappresentato il loro destino. Sì, ne abbiamo trovati molti. Li ho visti. Beh, ce ne sono di più di quanti credessimo. Ah, quindi lui avrà visto forse. La colonna è nuova, ma l'altare è dall'altra parte. Udi, la spada del caos. Del caos. Beh, anche il Leviathan non è male, eh. Anche il Leviathan non è male. Ci siamo! Forza! Ottimo. Ah, qui ci sta un trittico qua, come si chiama?
Ok, non ci sto io. Ok, non ci sto io, almeno sembra. State a vedere. Ah beh, giusto. Ma la porta. Questa sì che è nuova. Ma si arriva a Jotunheim? Andiamo. Atreus, aspetta. Non sembra ci voglia aspettare. Si va così, nel mondo dei giganti. Che cos'è, ragazzo? Dove siamo? Un luogo che solo i giganti dovevano vedere. Quegli altari raccontano le loro storie al mondo, ma in realtà le storie vere, quelle segrete, venivano tenute qui dentro. C'è sempre qualcosa di segreto. Ricordi la storia di Skoll e Ati, i giganti lupo? Odino li ha catturati perché crede così di avere più controllo quando inizierà il Ragnarok. Mi ricordo. Ma non è tutta la storia. Vedi? Qui i giganti liberano Skoll e Ati. Sono liberi? È il passato o il futuro? Dipende da quando lo guardi. Parli come un gigante. Vedi? I lupi sono salvi da qualche parte a Vanheim. Non il posto dove Odino li cercherebbe. Eccoli qui, inseguono il sole e la luna. Un classico. Finché la luna viene rubata. Chissà come. Atreus. Vedi? Ati non ha più nulla da inseguire. E poi dicono che i furti di astri non fanno vita. Non so chi sia, ma arriva qualcuno e salva la luna. Poi la luna copre il sole. Un'eclissi totale. Saranno 100 inverni che non ne vedo una. Ma poi inseguono una freccia e tutto torna normale. Bei cicli. Cosa ha a che fare questo? No. Ci sto arrivando. Ecco, questo è il Ragnarok. Vedi chi sta guidando gli eserciti contro Odino? Tyr, se deve essere vivo per il Ragnarok, significa che è vivo. No? Mimir, è possibile? Odino mi disse di aver ucciso Tyr e all'epoca si fidava di me, o così credevo. E se non l'avesse fatto? Se lo avesse semplicemente rinchiuso da qualche parte? Di nuovo troppi sì. Basta. Ma... torniamo a casa. Aspetta, devo farti vedere un'altra cosa. È qui fuori. Ok. Che cos'è questo? È tutto ciò che ho trovato. Beh, quasi tutto. Ah, beh, la crocetta ne era nascosta all'inizio. Quella è opera dei giganti. Sei stato di nuovo a Jotunheim? No, l'ho trovato in uno degli altri altari. Altri altari? Quanti ne hai visitati? Io? Beh, tutti quanti. Tutti quelli che potevo visitare a Midgard, almeno. Non so che cosa sia, ma è importante. Come tutto questo. Se ti va a cabala l'albero della vita, eh? All'interno di un altare e ho visto un'immagine di Tyr imprigionato. Non so dov'era. Ho trovato indizi negli altri altari. Si menzionava il fumo nero e la terra sanguinante. Noi non abbiamo capito esattamente. Noi? Sindri mi ha dato una mano. Senti, l'ho convinto io a farlo. Non è stata una sua idea. Serviva qualcuno per coprirmi le spalle. Fumo nero. Già abbiamo visto. L'alito nero. Potrebbe essere Muspelheim. Improbabile. Odino non ha mai avuto a che fare con i regni primordiali. La terra sanguinante potrebbe essere una miniera. Il regno dei nani, forse. Svartalfheim, ottima ipotesi. Dalle miniere usciva fumo nero.
E Odino tiene in pugno quei nani da moltissimo tempo. È così, allora. Tyr si trova a Svartalfheim dentro una miniera. Allora? Dove andiamo? Non vede l'ora. A casa. Esatto. Esatto, esatto. A casa. Ragazzo, anche se volessimo cercare Tyr, come raggiungiamo Svartalfheim? Sai che Odino ha bloccato i viaggi tra i regni, no? Ah, sì? Sindri ha detto di avere qualche idea. Sindri è pieno di idee. Ottimo. Non è che ci stanno sempre gli occhi di Odino qua ad osservarci. Il terreno sembra instabile qui. Tocca da sopra, tocca buttarsi, vabbè, forse non ora. Porca troia, ora sì. C'è una scorciatoia. Dove, Atreus? Bro, dove sei? Ecco, forse qua si sa. Cosa ci sarà lì sotto? Vediamo subito. Si torna a rompere cose per divertimento e profitto. Bello. Divertimento e profitto, bellissimo. Mimira, cos'hai sentito dell'offerta di Odino? Al ragazzo? Non molto. Sono usciti. Ma lui ce l'ha raccontato. Non mi preoccuperei. Nemmeno delle cose che non ci ha detto. Quello è preoccupante. Ricordi, qui affrontammo il nostro primo troll. Mi ricordo che tu avevi perso il controllo. Era qua. Facciamo attenzione, fratello. Sì, adesso. Ti va bene combattere senza scudo? Non sarebbe la prima volta. Così, che ne sapeva che stava scivolando questa? A destra! A me non ce lo studio, è vero? Se volete vi brucio, basta chiederlo. Ancora. Quanto è grosso questo? Ma sei enorme, oh! Nista! Stra! Ci piace. Ci piace. E bro, tocca andare qua, base. Ci siamo quasi. Fratello, posso parlarti? Non rinfacciare al ragazzo la sua curiosità. Infatti, quello è vero. È giovane. Ai miei tempi sapevamo obbedire. Ed è questo che speri per lui? Fratello, il ragazzo seguirà la sua strada, che ti piaccia o meno. Se non vuoi che si allontani da te, fatti furbo e cammina insieme a lui. Saggio, saggio Mimir. Se trovassimo un modo per viaggiare tra i regni e arrivare a Svartalfheim, troveremo un sacco di cose per... Basta, ci andremo. Così. Se non troviamo Tyr, lascerai perdere per sempre. Va bene, non te ne pentirai. Subito Kratos convinto da Mimir. Casa. Kratos, di qua. Sindri. Ma quello è
Atreus! Che fai, senza niente? È passato così tanto tempo! Come sei cresciuto? Sì. Beh, se volete seguirmi... Brock ha detto che vi serve un posto sicuro in cui passare la notte e penso proprio che i vostri nani preferiti possano aiutarvi. Siamo ancora i vostri nani preferiti, vero? Siete gli unici nani che conosciamo. Capisco. Giusto. Dopo di voi... Ah, vedi? Hanno risorto. Ah, abbiamo... Nella casa più pulita dei 9 regni. Ah, tua. E vorrei che rimanesse tale. Non mi riferisco a nessuno in particolare. Kratos. Dopo quell'incidente con Thor, abbiamo pensato di farvi un po' di spazio finché non deciderete cosa fare. Ci siamo quasi. Ok. Quindi abbiamo completato... Come potete vedere, ci siamo stati nel regno tra i regni. Non è un granché, ma è arrivato... Abitano proprio qui in mezzo. Gli occhi di Odin. Ah, sì. La vista è impareggiabile, se vi piace il vuoto grigio e scintillante. È bellissimo, Sin. In realtà vorremmo parlarti di un piano. Ti ascolto. Ah, vedi? Eh sì, qui non ti troveranno mai, no? Nel regno tra i regni non ti troverà. Oddio. Oh, non riesco a... non riesco ancora? Vabbè. Prego, entrate. Grazie. Ora, se voleste pulirvi i piedi con molta cura, io vi aspetto. Non vuoi pulirti i piedi, vero? D'accordo, le camere sono là, la cucina invece è laggiù. Vi va uno spuntino? Kratos? Uno spuntino? No, niente spuntino. Noi abbiamo bisogno del tuo aiuto per raggiungere Svartalfheim e salvare Tyr. Tyr? Che... vivo? Ma dico cosa... Che cosa? È tutto a posto. Gli ho detto tutto. Tutto quanto? Hai aiutato mio figlio a disobbedirmi. No, io ho vegliato su di lui. Ho fatto le tue veci. Nessun rischio, eravamo davvero al sicuro. Forza, di qualcosa. Quello che è importante ora è cercare di ripristinare i viaggi tra i regni. Tu sai come fare? Sì, lo so. È che c'è... È solo che c'è... Qui c'è tanto fango. Allora perché non hai già aperto una strada? A essere sincero, per questo avevamo bisogno del tuo aiuto. Oh, oh! I fratelli Uldra hanno finalmente bisogno dell'uomo più sapiente del mondo. Esatto, è proprio così. Ehi! Andateci piano! Quello come è entrato qui. E chi diamine è? Quello è mio figlio. Beh, per tutta Yarsmida, che cosa gli è successo? È maledettamente alto ora. Ed è proprio... così. È tutta colpa tua. Venite con me, almeno troviamogli qualcosa che gli vada bene. Sta diventando grande, stupido nano. Non ti sei mai sentito impacciato in gioventù? Ehi! Ormai quello che è fatto. Ma tu dovrai farti rispettare d'ora in poi e fare la cosa giusta. Oh, ci sta provando, credimi. D'accordo, sistemiamo la vostra roba prima che andiate in giro a bighellonare. Inizia da questo. Ah, scudo. È messo molto male. Non vuoi che te ne costruisca uno nuovo? È molto importante per me. Beh, vedrò cosa posso fare. Nel frattempo, che ne pensi se te ne do uno come rimpiazzo? Ah, sì? Sì, brutto materiale sufficiente per forgiare un nuovo scudo. Al momento ho abbastanza risorse per crearne solo uno. Ma se me ne porti altre, vedrò che cosa posso fare. Non posso girare per vedere come uno scudo perfetto per sopprimere gli attacchi e contrattaccare per pare rischiose ma proficue. Ah, anche con quelli gialli non si muove questo. Ah, assorbe e poi contrattacca. Che fa? Andiamo a bellezza, dai, questo è un po' più agile. Carino, carina sta cosa. Armatura.
Ah, Brock è pronto a creare un'armatura personalizzata per Atreus. Se il ragazzo continuerà a crescere, sarà meglio che ti abitui a comprargli nuovi vestiti. L'ho messa nel forziere. Che faresti senza di me? Darò un'occhiata in giro, alla mia stanza. Di a Sindri quando sei pronto. Che ti serve? Certo, possiamo potenziare il Leviatano. E lo faremo. Tanto una serve la fiamma del cazzo e una ghiacciata, giusto? Che sei ghiacciato. Quindi abbiamo potenziato il Leviatano. Tieni l'affilata e lei ti manterrà vivo. Ottimo, la fiamma del cazzo ancora non si può. Come va la vita al nostro cafoncello azzurro preferito? Cafoncello. Che cazzo hai detto? Raffinato. Oddio. Ragazzi, dopo questa perla io vi saluto, vi ringrazio, mettete mi piace, commentate e ci vediamo alla prossima. Bella, ragazzi.